L'APU, o Auxiliary Power Unit, è un piccolo motore a reazione con turbina a gas posizionato nella parte posteriore dell'aereo, in grado di fornire una fonte indipendente di energia elettrica e pneumatica ai sistemi, sia a terra che in volo. Ma a differenza dei motori turbofan, esso non è in grado di generare spinta. L'APU è composto meccanicamente da un piccolo motore a turbina a gas con un compressore monoalbero azionato da una turbina a due stadi a flusso assiale. Questa turbina, a sua volta, aziona un compressore a carico centrifugo e una scatola di ingranaggi collegata al generatore di corrente alternata a 90 kV-A. L'APU si trova nella sezione di coda della fusoliera dell'aereo, in un compartimento ignifugo. Nella parte inferiore della coda sono presenti due porte di accesso, fissate da 5 chiavistelli che si aprono verso l'esterno per garantire un facile accesso per l'assistenza e la manutenzione. L'APU viene utilizzato a terra per fornire energia elettrica all'impianto elettrico, quando per esempio è assente la GPU. Fornire aria compressa per l'avviamento dei motori e per l'impianto di climatizzazione. Viene invece utilizzato durante il decollo per fornire aria compressa per il condizionamento dell'aria, evitando così la riduzione di spinta dei motori causata dall'uso dell'aria compressa del motore, quando è fondamentale ottimizzare le prestazioni dell'aereo. Oppure viene utilizzato in volo per effettuare il backup dell'impianto elettrico, supportare l'impianto di climatizzazione dell'aria o riavviare i motori in caso di guasto. La presa d'aria dell'APU si trova nella parte inferiore della coda. Fornisce l'aria ambiente alle camere di pressione attraverso un diffusore e un giunto di aspirazione. Il foro della presa d'aria è dotato di uno sportello che può essere esteso o retratto da un attuatore elettrico alimentato con corrente continua. Davanti al muso della presa d'aria si trova un contenitore di deviazione a forma di U e una piastra di deviazione progettata per massimizzare il recupero dell'aria in volo. Inoltre, impedisce che i fluidi possano scorrere lungo la fusoliera e penetrare nella presa d'aria. All'interno dell'alloggiamento della presa d'aria è installato anche una griglia per proteggere i componenti interni da eventuali danni causati da corpi estranei. Il sistema dell'olio è progettato per raffreddare e lubrificare l'APU e il generatore AC. La coppa dell'olio è alloggiata nella parte inferiore della gearbox. Una pompa a pressione eroga l'olio dalla coppa attraverso un radiatore dell'olio situato sul lato sinistro dell'APU. L'aria ambiente proveniente dalla camera di pressione viene accelerata da una ventola e fluisce attraverso il radiatore dell'olio per raffreddarlo. Viene quindi scaricato fuori bordo attraverso l'uscita del radiatore dell'olio, filtrato e inviato al sistema di lubrificazione. Due pompe di recupero riportano l'olio dal sistema di lubrificazione alla coppa. La coppa d'olio dovrebbe avere una capacità sufficiente per far funzionare l'APU ininterrottamente per 300 ore. Un messaggio ICAM Low Oil Level compare sulla pagina APU nel System Display, a terra, con l'APU spento quando il livello dell'olio è inferiore a 0,7 galloni o 2,6 litri. Se viene visualizzato lo stesso messaggio con l'APU acceso, può essere utilizzato per altre 10 ore prima di essere sottoposto alla manutenzione. Nota: il sistema di alimentazione d'olio viene azionato automaticamente senza alcun input da parte dei piloti. L'APU dispone di una pompa del carburante dedicata, alimentata dalla linea principale sinistra di carburante. Questa pompa opera automaticamente, monitorando la pressione e il suo funzionamento. Se la pressione del carburante nella linea scende al di sotto di 22 PSI, la pompa di carburante inizierà a funzionare per fornire la pressione richiesta. Questo permette di far funzionare l'APU anche con tutte le pompe di carburante principali spenti. Una valvola a bassa pressione è installata a valle della pompa del carburante che interrompe il flusso quando viene premuto l'interruttore APU shutoff sul pannello esterno o l'interruttore APU fire sul pannello superiore della cabina di pilotaggio. Dalla valvola di bassa pressione dell'APU, il carburante viene quindi consegnato all'unità di controllo del carburante o EFCU, che ne dosa il flusso al divisore di carburante. A monte dell'FCU, è installato un drum mast per consentire lo scarico della linea del carburante dell'APU e lo spurgo di aria per la manutenzione. Il divisore del flusso di carburante divide il carburante pressurizzato agli iniettori,
che poi spruzzano nella camera di combustione per migliorare l'efficienza di consumo. Se la pressione del carburante è bassa, sulla pagina APU del System Display viene visualizzato il messaggio Fuel Low Pressure. Sul fondo dell'APU è presente un serbatoio di scarico per raccogliere eventuali perdite dalle pompe di carburante o di olio. Quando l'aereo raggiunge circa 200 nodi, crea un'aspirazione che permette di scaricare il contenuto in volo attraverso un tubo di drenaggio o thrustmaster. Questo evita la corrosione e l'assorbimento delle gocce nel compartimento, oppure di essere aspirate dall'APU mentre fornisce aria pneumatica. Un motorino di avviamento installato davanti all'APU porta il rotore al 55% prima che l'alimentazione elettrica venga rimossa dallo starter. Il motorino è alimentato in corrente continua, ed entrambe le batterie devono essere in posizione auto affinché l'APU possa eseguire la sequenza di avvio, durante la quale è possibile udire un caratteristico click. I gas di scarico dell'APU vengono espulsi fuori attraverso il silenziatore di scarico situato all'estremità del cono di coda della fusoliera. Due alette su entrambi i lati del cono convogliano l'aria fresca esterna verso il silenziatore. Inoltre sul cono sono installate anche due tipi di lampadine che forniscono le luci di navigazione e strobo che identificano l'aereo di linea. Una scatola di controllo elettronica simile a un FADECO, Full Authority Digital Engine Control, è installata nel vano di carico posteriore della fusoliera. L'ECB è un unico computer che controlla, protegge e monitora il funzionamento dell'APU, alimentato in corrente continua dal sistema elettrico e da un generatore a bobina magnetica o Permanent Magnet Generator, azionato dalla ventola di raffreddamento dell'APU. Se l'ECB rileva un'anomalia diversa dall'incendio, avvia la protezione di arresto automatico, con un periodo di raffreddamento di circa 2 minuti. Sul pulsante Master Switch viene visualizzata una spia Volt e sull'Engine Warning Display viene visualizzato il messaggio APU Auto Shutdown. Uno spegnimento automatico dell'APU può verificarsi nelle seguenti condizioni. Un arresto di emergenza dell'APU, invece, si verifica quando il pulsante antincendio dell'APU viene rilasciato, quando viene premuto il pulsante di arresto APU dal pannello External Power Receptacle Panel, oppure se si verifica un incendio a terra. In tal caso, il messaggio APU Emergency Shutdown verrà visualizzato sull'Engine Warning Display e l'ECB avvia uno spegnimento automatico dell'APU senza periodo di raffreddamento, anche se veniva utilizzato il sistema di spurgo. L'APU può essere avviato con l'alimentazione delle batterie o con un'altra fonte elettrica e il suo funzionamento è controllato dai pulsanti Master Switch, Start, Bleed e Gen, situati sul pannello superiore. Quando si preme il pulsante Master Switch su ON, la luce ON si illumina di blu e la pagina APU viene visualizzata sul System Display. Se gli AC bus sono alimentati, l'ECB avvia un test di accensione e lo sportello della presa d'aria si apre. Viene visualizzato flap open nella pagina APU quando il deflettore della presa d'aria è completamente aperto. La valvola del carburante APU si apre e la sua pompa dedicata inizia a funzionare se la pressione erogata è bassa. Quando invece si preme il pulsante Start, viene avviata la sequenza di avvio e la spia ON si illumina di blu. Il motorino di avviamento fa girare il rotore e dopo circa 1,5 secondi, l'elettrovalvola del carburante si apre e il sistema di accensione viene alimentato. Al 55% della velocità del rotore, l'ECB disecita il motorino di avviamento e il rotore continua ad accelerare fino al 100%. La luce AVEI diventa verde sul pulsante Start 2 secondi dopo che la velocità del rotore dell'APU ha raggiunto il 95% più 2 secondi o il 99,5% N1. Sul display ECAM Memo,
viene visualizzato il promemoria APU Away. Se viene utilizzata l'area di spurgo, il promemoria viene sostituito in APU Bleed. L'FCU programma il flusso di carburante per mantenere una velocità del rotore costante di 100% ed è possibile visualizzare la sua velocità in verde sulla pagina ECAM APU. Diventa ambra quando la velocità raggiunge il 102% e in rosso quando è al 107%. L'aria di spurgo è fornita da un compressore centrifugo. Può essere utilizzata a terra per avviare i motori o per fornire aria condizionata per ottenere il massimo comfort in cabina. Durante il decollo, invece, l'aria di spurgo può non essere utilizzata per aumentare le prestazioni dei motori quando le prestazioni di decollo sono fondamentali. Oppure in volo, per essere utilizzata come riserva per l'aria condizionata o se in alcuni casi è necessario riavviare un motore. In nessun caso, però, viene usata l'aria di spurgo dall'APU per l'antighiaccio alare. L'aria di spurgo è generata dal compressore a carico centrifugo, viene diretta a una valvola di controllo a farfalla o butterfly bleed control valve e poi viene inviata al sistema pneumatico se la valvola è in posizione aperta, oppure viene espulsa attraverso lo scarico quando la valvola è chiusa. Quando viene premuto il pulsante APU Bleed, sul pannello superiore, l'ECB comanda la BCV in posizione aperta. Nella posizione ON, l'aria di spurgo è sempre al 100% e la modalità Height Flow viene automaticamente selezionata per i PECS, indipendentemente dalla selezione della manopola PAC Flow. La pressione dell'aria di spurgo dell'APU viene visualizzata nella pagina APU. Se la DIRU 2 non è alimentato o è impostato su OFF, la pressione viene sostituita da 2X in ambra perché la pressione di riferimento è misurata dalla DIRU 2. Quando il pulsante Master Switch viene rilasciato, viene avviata la sequenza di spegnimento dell'APU e la spia ON si spegne. L'FCU chiude l'alimentazione di carburante agli iniettori, facendo decelerare il rotore. Se non è stata utilizzata l'aria di spurgo dell'APU, si spegnerà immediatamente. Se invece è stata utilizzata l'aria di spurgo, l'APU funzionerà per un periodo di raffreddamento massimo di 120 secondi. È importante notare che le batterie devono essere lasciate in posizione ON durante il periodo di raffreddamento per garantire che lo sportello d'aria abbia alimentazione elettrica per chiudersi, isolando così l'APU per mantenere la protezione antincendio. Al di sotto del 7% della velocità del rotore, la valvola del carburante si chiude, la pompa dedicata si ferma e lo sportello della presa d'aria si chiude. Il generatore a corrente alternata è situato davanti all'APU, azionato dalla gearbox. Questo generatore a 90 kV è in grado di alimentare l'intero impianto elettrico. Il generatore è controllato dall'unità GAPCUO, Ground Auxiliary Power Control Unit, responsabile del controllo, della protezione e monitoraggio del generatore dell'APU. Premendo il pulsante APU Gen è possibile aprire il contatto tra il generatore e l'impianto elettrico e una spia OFF si illuminerà sull'interruttore. Il sistema di avviso antincendio, di estinzione automatica e lo spegnimento dell'APU possono essere testati da un tecnico manutentore premendo il pulsante APU Auto Extinguishing situato sul pannello Maintenance. L'interruttore APU Master Switch deve essere in posizione ON affinché il sistema accetti il test.
Quando viene premuto questo pulsante, la luce on si illumina, la luce antincendio dell'APU si illumina e il master warning suona dopo 3 secondi. Il test dura circa 10 secondi e, se superato, una luce bianca OK si illumina sul pulsante premuto. Nota: se l'APU era in funzione, si spegne. Il pulsante di reset accanto ad esso spegne il sistema APU Auto Extinguishing e consente all'equipaggio di riavviare l'APU. Durante le operazioni di terra, l'APU è progettato per funzionare in sicurezza anche senza la supervisione dell'equipaggio di bordo. In caso di incendio nel compartimento APU, l'avviso antincendio dell'APU si attiva nel cockpit. Un clacson risuona nell'alloggiamento del carrello anteriore, la spia AV si spegne e si accende la spia FOLT. L'APU avvia la sequenza di arresto d'emergenza e l'estintore dell'APU viene scaricato. L'APU solitamente viene utilizzato in base alla regolamentazione aeroportuale e dalle restrizioni di compagnia. In alcuni casi, infatti, può essere più conveniente tenere l'APU acceso piuttosto che pagare i costosi servizi di terra come GPU, ASU o ACU. Al gate, l'APU può essere utilizzato nel caso che non vi siano GPU disponibili o per fornire aria condizionata durante la preliminary cockpit preparation, come per esempio nel periodo Covid, oppure in caso di meteo avverso. Normalmente viene consentito l'utilizzo dell'APU durante l'imbarco oppure più 10 minuti on block e meno 10 minuti off block. Quando invece viene effettuato un turnaround, l'APU viene lasciato acceso, anche durante il crew change. In partenza, l'APU si spegne normalmente dopo l'accensione di entrambi i motori. Tuttavia, alcune compagnie praticano il single engine taxi in aeroporti molto grandi, per cui accendono solo un motore eseguendo tutto il rullaggio verso la pista di decollo con un solo motore e l'APU acceso. Quando si trovano in prossimità della pista, viene acceso il secondo motore e viene successivamente spento l'APU se non è richiesto per le prestazioni di decollo. All'arrivo, invece, vale la stessa procedura della partenza, cioè se si fa il single engine taxi, allora si accende subito l'APU e si spegne un motore, altrimenti viene acceso solo poco prima di arrivare al gate. Infine si spegne se si utilizzano i sistemi aeroportuali oppure se viene parcheggiato l'aereo dopo l'ultimo volo della giornata. Nota: l'APU consuma più o meno 100 kg all'ora di carburante, quindi i costi di compagnia possono variare in base al suo utilizzo. L'APU presenta una vasta gamma di limitazioni che proteggono e garantiscono il suo uso. L'inviluppo di volo dell'APU ha un ampio raggio di altitudini e temperature per le operazioni a terra e in volo. Il modello APU Hamilton Sandstrand APS 3200 ha le seguenti limitazioni. Può essere avviato da un'altitudine di pressione compresa tra meno 1000 piedi e 41.000 piedi con una temperatura ambiente compresa tra meno 70 e 55 gradi Celsius. Può fornire energia elettrica e pneumatica in modo indipendente fino a un'altitudine di 20.000 piedi. Al di sopra di questa altitudine, è possibile fornire solo energia elettrica ai sistemi, in quanto ha la priorità di proteggersi da un sovraccarico e rischiando così uno spegnimento automatico. Quando l'aereo è a terra, l'APU può essere avviato a un'altitudine massima di 9.200 piedi a causa della mancanza di un flusso d'aria spinto all'ingresso del foro.